Ehi, ben trovati in Andrea Incramantone e bentornati su Snack World. Mi sono fatto qualche missione secondaria e qualche missione principale con altri gradi. Ce ne sarebbero ancora altre da fare per potenziare un bel po' il personaggio, ma direi che la cosa importante è andare avanti. Posso sempre giocare per conto mio. E il livello missione 41, io sono al 42, quasi 43. E missione di salvataggio di Piggy, salva Piggy, missione di Chap. Ci sono dei dragoni nascosti all'interno? Boh, non lo so, andiamo a vedere. Sto cercando di essere un po' più consistente per Snack World, visto che è ora di finirlo. Pronto per un po' di azione, caro? Quando iniziamo con i geni è sempre una festa. Ma come faremo a entrare? Oh, noi sappiamo penetrare le difese, caro. E non solo le difese. Non devi fare altro che questo! Ma quella è una distilleria? Cioè, tutto quanto quella... Quella costruzione enorme è una distilleria. Ma cosa? Oddio, ma è un carro... Che diavolo... Mi ha fatto diventare una statua. Ok, sto capendo... Cingo Bruco. No, contro questo no, però. Però contro il metallaro mortale, sì. Ah, aumento di livello, bene. Ok, il Bruco è andato. Ragazzi, però sono fortini, però mi sembra che quasi livella. Praticamente ho trovato sia questa porta che quella d'uscita. Però, vabbè, se vado di qui è meglio, perché almeno posso avere una ricompensa o cose così. Quindi, ecco, guarda un po' il tesoro. E ci posso trovare roba buona, eh. Ok, va bene, quello mi serve, assolutamente. Per salire di livello. Oh, oddio, insomma. Non proprio ottimale, ma la stella per salire di esperienza, non di livello. Solo di esperienza. Ci vuole, comunque. Cosa? Impossibile. Più di tre piani? Ah no, qua c'è Piggy. Ma dobbiamo far male a Piggy o no? Mica ho capito. Non va bene. Oh mio Dio, Drago Mai... Ma che cosa? Vabbè, non gli ho fatto nulla però. Non posso neanche cambiare arma per quale ragione. Tra l'altro non ci stavo capendo niente perché eravamo con quella cosa che... non so, quella nuvoletta di puzza, non so cos'era. Di preciso, non saprei dirvelo. Allora. Posso cambiare già? Oh, grazie. Ma comunque abbiamo sconfitto, dai. E dai, su, per più bottarelle. Oh. Ma quindi qui è finito il piano, allora. Sì. Bene. Finiva qui. Perfetto. Ah, quindi questo dungeon era solo per questa missione? Ah. Livello 41 forse era un po' esagerato, eh. Tipo 38, 39, neanche. Ok, abbiamo preso il ciondolo, se non sbaglio. Fermaglio. È buono, è buono. Piggy, ce l'abbiamo fatta. Sta bene, Piggy. Ma cos'è quella cosa per terra? L'ha appena fatta fuoriuscire Piggy? Cos'ha Piggy? Nulla, perché l'è appena uscito dal sedere. Il cuore del drago! Cosa succede? Ehi, quello sembra... Il cuore del drago! Piggy, piccola eroina! Che poi, cioè, lei si fa notare comunque sia Piggy, eh. Se il cuore del drago appartiene a noi, forse siamo in grado di sbloccare il potere di Dralco, il Magnifico. Dralco il Mistifico, ma perché? Mistificatore! Secondo me però in realtà non è il cuore del drago, è proprio Aceto che ce l'ha dato, perché è un falso.
Esatto. Ma come esatto? Era detto Dralco il mistifico. Cosa? I vantaggi che puoi ottenere con un tale potere mistificante sono a dir poco impareggiabili. Devo mandare lo screen a Diego. Se potessimo sfruttarlo, riusciremo a... Aspetta, no. Wow, tu sei che ti fai influenzare facilmente. È un influencer. Ho detto Dralco il Magnifico. Con il potere del Magnifico dalla nostra riusciremo a sconfiggere Aceto. Davvero? Allora cosa stiamo aspettando? Andiamo a cercare questo calco. Dralco! E comunque non è così semplice. Prima di tutto devi ricevere l'illuminazione attraverso un rigoroso addestramento al tempio budinista. Prenderemo la frittovia. Mamma mia, che è troppo bello! Prenderemo la frittovia attraverso le montagne finché non raggiungeremo il tempio. Wow, il tempio budinista sembra così tipico! E si vestono tutti d'arancione! Oh, quella missione di salvataggio mi ha fatto venire una fame. Mi ha fatto venire voglia di bistecca. In effetti è un po' presto, eh. Sono tipo le 8 del mattino, ma... Devo ammettere che anch'io ho un languorino. Perché non andiamo a mangiare qualcosa in città prima di partire? Mannaggia. Mannaggia. In tal caso io e Link ci mettiamo in marcia per il tempio budinista. Ma io non ho bisogno di riposare, di mangiare, nulla. Io sono forte così. Partiamo allora per questo tempio budinista, a viso rimestato. Ah, ok. Basta che sto attento ad eliminare subito quelli che mi danno l'effetto pestato o quello che era. Però il posto dall'anteprima mi sembrava suggestivo, sì. No, porca puzzona. Mi sono sbagliato pulsante ancora. Ma Valorossa era andato KO? Vabbè, io mi sarò sbagliato a usare la pozione, ma porca miseria, Valorosso che va KO con un attimo. Facciamo una cosa piuttosto veloce, grazie. Vabbè, non la prenderò mai. No, no. Che sfortuna. Sì, però dammi qualcosa lo stesso. Proprio quello che non voglio. Cioè, nella vita vera sì, magari, ma qui no. Ehi, sì, ce l'hai con me, ce l'hai? Quell'altra. Ah, ti fa male l'ascia, ti fa male? Bene. Che godura quando ti fa male l'ascia, zio. Sì, però io non è che mi fa... aspetto lì che mi faccio colpire da te, eh. Mi piace usare l'ascia, raga, non ci posso fare nulla. Ovviamente la giara si è rotta. Infatti bisogna sempre portarsi due giare che possono fare male allo stesso nemico. Perché sennò devi aspettare che si ricarica la giara che si è rotta. Milkshake. Vabbè, se milkshake mi fa bene. Punto il teletrasporto attivato, ma la missione non è finita. Questa era solo d'esplorazione. Il prossimo. La prossima missione sarà quella vera. Bisogna vedere però se la distilleria di aceto ha queste trappole che fanno pietrificare ogni dove. Però abbiamo attenzione. Hai lasciato fuggire i ladri? Mi perdoni, sultano. Quei piccoli ratti ribelli. Che coraggio rubarmi il cuore del drago da sotto il Sultano naso. Aceto. Grazie alle riprese della telecamera di sicurezza ora conosciamo bene le loro facce. Dovrebbero indossare la mascherina, eh. Io la butto lì. Allora approfittiamone. Cattura quei topi di fogna e trasformali in cibo per draghi. A dire il vero potrebbe essere il caso di richiedere l'assistenza di un amico, il più esperto di omicidi. A quanto pare abbiamo un problema di disinfestazione, ma puoi occupartene tu per me, vero? Sradicali. È una donna, ne sono quasi sicuro. Ovviamente il Dragon Shenlong, che significa Dio Drago. Perché Long è drago, Shen è Dio. O divinità, eh. Chap e gli altri dovrebbero arrivare da un momento all'altro. Link, Val! Come corrono. Tempismo perfetto. Mi auguro che non vi abbiamo fatto perdere tempo. Quindi questo è il tempio budinista, eh? Dov'è lì? Dov'è Chan? Sui set cinematografici dei loro film, idiota, questo è vero. Dunque,
Andiamo a incontrare il Gran Maestro Mispaghi. Non è per Spaghi, ma è per Kiagi, Miyagi. Un tempo sono stato un allievo di questo tempio. Quindi tu sei San Daniele. Ma me ne sono andato all'improvviso. È strano essere di nuovo qui. Perché te ne... perché ora sei tornato? Ma perché te ne sei andato? Che significa perché sei tornato? Per sconfiggere Aceto. Per farlo devo diventare un cavaliere dei draghi. Gaia il cavaliere! No, Gaia il dragone, perché è la fusione. Solo Dral quel magnifico può conferire quel potere. Ma affinché ti conceda udienza, devi prima allenarti qui al tempio e imparare l'arte del karate. Quindi, per... ah, karate. Perché tutto qui è il nome di un cibo, karate. Quindi per diventare un cavaliere dei draghi devi chiedere a Salco... scusa, come hai detto che si chiama? Vabbè, che cringe sta parte. Cioè, questa cosa con il nome del drago è cringissima. È veramente cringe. Quando si usa bene cringe. Lascia stare, andiamo a incontrare il Gran Maestro. Va bene una volta, va bene due, ma non forzatelo più di quello che è. Si può parlare con sti cosi? Uno, due, tre. Fante, cavallo e re, giusto? No. Entriamo nel tempio budinista. Ragazzi, che robine che ci sono qui, eh? Oh, difesa magica 75. Ehi. Ma questo mi piace, costa un botto, ma mi piace. Equipaggia come attrezzo. Cavolo. Questo che vende, oh. Però vendevano oggettini, niente male quelli, eh. Equipaggiato un ornamento. Posso prendere il cucù come in Zelda e poi lanciarlo e farmi uccidere dai cucù? Questo che vendi, sono ornamenti? Ah no, vendeggiare. A bacchetta stramba che, vabbè, forse per alcuni nemici. Spara zampa viola e pixie pugnale di cristallo. Ok. Ragazzi, è fighissimo qui. Puoi comprarti qualcosina e diventare più forte, effettivamente. Ci sarebbe da comprare una cosuccia, ovvero il pixie pugnale di cristallo. Ne compri due, così lo potenzi subito. Ma non è il caso, perché ho poca grana e me la finirei tutta. Qui non si esplora nulla, cioè, non si esplora nulla, nel senso, non serve esplorare come in altri giochi perché tanto non c'è nulla. Anche perché i personaggi importanti vengono segnati con un puntino blu o con un puntino verde. Guardalo qui come sta tranzollo. Ah, Valorosso, da quanto tempo! È vero, Gran Maestro. Allora, cosa può far tornare sul campo di addestramento qualcuno che ci ha precedentemente voltato le spalle? Ma lo posso fare come Maestro Miyagi? Vediamo. Ho scoperto un complotto per far risorgere Smaug Gasbord, lo zombie dragone. Il tempismo è fondamentale. Ti prego, Gran Maestro, concedimi di continuare il mio addestramento. Abbiamo recuperato il cuore del drago. Davvero? Il cuore del drago? Sì, il che significa che il mistifico può concederci udienza. Ti prego, concedici questa opportunità. Quindi? E dimmi, a che scopo desideri allenarti qui? Voglio diventare abbastanza forte da sconfiggere Aceto, signore. Questo è anche il tuo scopo? Certamente. Interessante, Danielson. Valorosso vuole vendicarsi con Aceto perché ha distrutto la sua città. Quali sono le tue motivazioni? Già. Ha raso al suolo anche il mio villaggio. Davvero? Non ne avevo idea, Chap. Ah, allora, da dove vieni, Bell? Come Bell? Io sono originario di un posto di nome Brusco. No, anche io! Non dirmi che anche tu sei di Brusco, Link. Che colpo di scena dozzinale. Anch'io sono di Brusco. In effetti ci ha messo a ferro e fuoco, quindi... è il nome giusto! Nani? I nani. Quindi veniamo tutti dallo stesso villaggio. Ma io dico, com'è possibile che non ve ne siete resi conto prima? Certo, era talmente grande quel villaggio. Villaggio? Che non ci siamo mai incontrati. Colpa di questa nuova epoca, mia cara.
Nessuno conosce più i propri vicini. Tutti sullo smartphone. Non importa. Dal momento che condividete tutti lo stesso obiettivo, meritate un rivale all'altezza. Allenerò tutti e tre nell'arte del karate. Sì, fantastico. E una volta diventati cavalieri dei draghi, vi pagheremo 100 con la stessa moneta, garantito. Va bene, se ne sei convinto. L'allenamento del tempio. Livello missione 46, tutti draghi. Sconfiggi i fratelli draghi. Tutti e tre di fila, cioè tutti e tre insieme. Va bene. Però, allora, anche voi, cioè... No, dai, prendiamone uno. Mamma mia. Mamma mia, raga. Che disastro. Vabbè, sì. Ma vabbè, dai. Ma poi sono fortissimi, cioè, dai. Ma non ce la faccio in questo episodio a farli, da. Già raggi è andata. Forse se potessimo sconfiggerne uno, potremmo avere una possibilità, forse. Non ne sono tanto sicuro. Sì, però io cerco di evitare l'attacco, ma mi rimane incastrato. E la Giara se n'è andata. Ah, abbiamo anche l'Ash. Tutto gli fa male a questi. Ecco, sponda Elmo che non gli ha fatto nulla. Ma quanto gira? Cosa giri? Sì, però ricaricati, maledizione. Vai, tonico. E la Giara se n'è andata a quel paese. Ma però c'ho anche la lancia qua ora. Tornata la lancia. No, questa è un'altra lancia forse. Io spero solo che mi aumenti di livello e che non sia tipo un boss questo. Perché se no, se è tipo il boss non mi aumenta livello banco per... Sbaglio! Ragazzi, non è... Ok, ok. No, la Giara, un'altra volta la Giara, maledizione. Ok, è andato il drago. Questo è andato. Bene. Il livello non ci ho fatto caso se mi ha aumentato, ma nel caso ben venga. No, maledetto! Ma che tu sia maledetto proprio nella vita. Ho detto, ti fa male? Ragazzi, sta andando, eh. Me la sto tirando, ma sta andando. Dai, su, su, su. Uio! Ah, non ho fatto... Trema. Ha paura. Bene, deve avere paura. Pugnale, ok, carico. Ma ragazzi, se stavolta lo becco... Peccato, cavolo, peccato. È andato? Ma che bellezza, che bellezza. Oh, geniale! Grazie! Ma che? Ma che? Certo, per farmi vedere quello che ho trovato, no? Che puzza, raia. Ah, gli ha calata la difesa, bene. Così deve essere. Così deve andare. Ragazzi, ce la sto facendo! Allora, 46 proprio è indicativo sto livello stavolta, a sto giro, eh. Oh, mi si è rotta la Giara e ho finito. Ma quanto è bello quando le cose vanno proprio precise al pelo. Notevole. Non credevo che saresti riuscito a sconfiggerli. In questo caso l'addestramento è finito. Ora tutto... Sono le vostre vite ad essere finite. No, devo affrontare sto coso. Non ce la faccio, non ce la faccio. No, no, ragazzi, non ce la faccio. Sto scarico. Anche perché se la prende con me. Guarda un po', guarda che roba, se la prende con me. Demo ninja. Perché se la prendono tutti quanti con me? Che c'ho di... Perché attraggo i nemici? Ah.
Perché attrappi i nemici? Me lo dici? Me lo dici? Sono a casa. Noi li facciamo male comunque. Cioè, io non so se chiamare questo video la prova dei draghi o il ninja maledetto. Cioè, non lo so. Come ti aspetti che io chiami questo video? E vabbè, e lo è. È proprio un pezzettino di pezzo proprio. Un pezzo di pezzo, come direbbe una certa persona. E non mi ha fatto nulla. Ah, ma ti fa male anche questo? E quando me lo dici allora che ti fa male anche l'arco? Pezzettino proprio che sei, eh. Ma no! Io ragazzi, io citerei in causa level 5. Perché tutti i nemici, quando... Vedi si gira? Vedi si è girato? Perché prima non l'ha fatto allora? Perché prima non l'hai fatto per l'attacco? E guarda, io chiamerei in causa level 5 solo per questo design pessimo. Quando fanno proprio la intelligenza artificiale, che la fanno sballata, la fanno proprio così, la buttano lì, dici fai. Ok, allora, non è grave perché il nemico, vabbè, una pippa, si è visto. Un pippone assurdo. Ma se tu... Io quando sto girato, mi punta sempre verso il nemico, anche nei dungeon. Quando voglio rompere un vaso o una cassa per appunto prenderne il contenuto, che magari c'è qualcosa, si gira verso il nemico più vicino, anche se sta abbastanza lontano. Quindi perché ora per il super attacco non si è girato? Io questo vorrei sapere. Non mi interessa che l'ho sprecato. Vorrei sapere perché non si è girato. Ma può essere secondo voi? Mi dice grado aumentato. Grado aumentato. Protezione dalla luce. Vedi che la luce fa male? Noi gamer lo sappiamo da tempo. Dicevo, grado aumentato, quindi questo era il capitolo? Boh. Ma questo è un orco, quindi fa parte del clan Oni. Impossibile. Non posso fallire. E non è una donna, e pensavo che fosse donna perché, sai, non lo fanno vedere, è un assassino donna, è atipico. Invece no. Level 5 se ne sbatte i gran cosiddetti e dice, no, è uomo. Stacci fuori dai piedi, ok? Ah, Melania. Ah, sono esausta. Posso avere un massaggio, vecchio? Principessa Melania! Principessa Melania, che cosa ci fai qui? Non hai visto la pubblicità? In forma con stile al tempio budinista. Ah! Che è? Non posso crederci! La principessa Melania in carne e ossa! Questo è il giorno più bello della mia vita! Anche tu sei un fan di Melania? Se lo sono! Colleziono le carte di Melania da anni! Sì. Nessuno al Liquiropoli può toccare la mia collezione! Anch'io l'ho collezionata. Ne manca una veramente per completare il set, che forse ce l'ha lui, sai? Ma questo se venisse in squadra non mi farebbe schifo. Wow, quella carta è super rara! Quale, quella? Ne ho altre uguali. Vuoi fare uno scambio? Davvero? Puoi scommetterci che voglio fare uno scambio? Ok. Che ne dici di questa per quella? Vabbè, andiamo avanti, va. Gli piacciono i suoi occhi, ok? Io le sue gambe. Comunque sia, mi sa che è censurata qui Melania. Se non sbaglio, lei non porta le calze o gli stivali o quello che sia. Perché anche su Punice. Di loro quel che vogliono sentirsi dire. Le gambe, raga. Ma scherziamo? No, veramente guardo prima gli occhi, però... Vabbè. Perché piange? Cosa c'è stavolta? Non sono mai riuscito a condividere con qualcuno la mia passione per Melania. Sì, siamo tutti meloniani. Ma non è vero. Non è bello, no. Grazie amico, vuoi Mortal Arm? Ma ti metto subito in squadra a posto di... Pignocchio? Mi sa che è forte sto tipo, eh. Pignocchio pure è forte. Oddio, di orco dammi la clava? Al posto? Come snack, bene. Ecco, c'è la scena che non finisce più. Di un po', perché ogni tanto non andiamo insieme a un incontro dei meloniani? Ma è tipo una religione? Faccio molta fatica a non vomitare, ma... Forse dovremmo essere grati per aver trovato un nuovo alleato. Noi siamo un po' come Naruto, convertiamo i nemici in alleati.
Ma è finito. Allora vado un attimino avanti, giusto per poter poi fare un po' di missioni secondarie. Va bene, allora. Avete raggiunto la fine del vostro viaggio qui a Tempio Budinista. Complimenti. Aver completato l'addestramento dimostra una grande forza mentale. Oh sì. In effetti, mi sento davvero più forte adesso. Io non sento alcuna differenza. Cosa? Io mi sento completamente diverso, molto più forte. È così anche per te, Val? Sì. Ora penso di essere abbastanza forte. Non siamo saliti neanche di livello. Dracco ci consentirà di diventare cavalieri dei draghi, finalmente. Dobbiamo usare il cuore del drago per evocarlo, giusto? Allora facciamolo! Subito! Sei pronto, Link? Quando vuoi. Sì. Quindi? Allora mettiamo qui il cuore del drago. Così. Lui, secondo me, lui sta in combutta con Aceto. Non so perché. E ora ognuno di voi reciti una preghiera. Quella di Rayquaza. Io sono Dralco il Magnifico, custode del sacro potere dei draghi. Questo? Questo è il Dralco il Magnifico? La prova del fuoco, il viaggio del cavaliere dei draghi. Questo era il boss su Puni Puni. Dovevo aspettarmelo. Siete voi coloro che hanno evocato il mio potere? Cosa desidera il vostro cuore? Diventare cavaliere dei draghi, o magnifico? No, era mistifico. E con quel potere desiderate vendicarvi di Aceto? Sì. Tuttavia, ditemi, avete visto un solo cavaliere dei draghi al tempio budinista? Eh? Ehi, in effetti no, neanche uno. E quale spiegazione potete darvi? Perché è molto difficile diventarlo? Esatto. Ovviamente l'addestramento è estenuante, ma non è quella la ragione. Vedete? Anche Aceto è stato un allievo del tempio. Un cavaliere dei draghi, niente meno. In effetti si stava su un drago. Poi ha fatto un patto con il lato oscuro. Ed è diventato Anakin, dicevo, il cavaliere tra i cavalieri più forti. Un oscuro cavaliere dei draghi, il signore dei Sith. Il tempio si è ritenuto in parte responsabile di questa svolta. Abbiamo mandato molti cavalieri dei draghi ad affrontare Aceto, ma nessuno di loro fece mai ritorno. Esatto. Aceto è in grado di entrare nella mente e nel cuore dei suoi avversari e di attirarli verso il lato oscuro. Tutti i cavalieri dei draghi del tempio sono stati trasformati in draghi, schiavi del sultano. Ora che sapete la verità, osate ancora intraprendere il percorso dei cavalieri dei draghi? Ma certo che sì, baby! Questo è lo spirito giusto, Link, grande! Nessuno ti entrerà nella mente, giusto? Ricorda, se Aceto ti batterà diventerà un altro dei suoi draghi schiavi. Chi se ne importa, non verremo sconfitti. Esatto, sconfiggeremo Aceto a tutti i costi. Che cosa? Volete farlo davvero? Oh sì. Ehi, Dralco, cosa ci puoi dire riguardo a mosse letali e cose del genere? No, certo. Andiamo, Chapa, dove pensi di essere? In un GDR? Esatto. In effetti, ho un asso nella manica. Davvero? Ah. Il potere di combattere il richiamo del lato oscuro, sì. La cosiddetta emulsione, la purezza del cuore. Il mio cuore è puro. L'emulsione è un potere che non può essere conferito neanche dai membri della dottrina del drago. Io posso guidarvi lungo il sentiero dell'ordine dei cavalieri, ma niente di più. Se desiderate davvero diventare cavaliere dei draghi, è necessario superare 3 prove. Lo vogliamo davvero? Dobbiamo. Allora vi accompagnerò al luogo della prima prova, tramite il teletrasporto di Dralco. Preparatevi. Vai, teletrasporto di Dralco. Ma attivazione, perché non lo dici? E la Macarena. Che cosa? Effetti. Chissà perché non lo chiamano Dralco il Magnifico. Maione? Maione? Stai tra sei buonina, tesoro? Ma siamo a tutti i frutti. Forte. Cosa? Ma questi sono tutti i frutti. È qui che vi sottoporrete alle 3 prove che vi permetteranno di entrare nell'ordine dei cavalieri dei draghi. Le prove saranno stabilite dai cittadini
dotati di determinati poteri speciali? Cosa? E quando avrete affrontato quelle prove avete fatto? Va bene, facciamo una gara a chi sopra per primo le tre prove? Mi dai un po' di vantaggio? Scusate, ma sono qui per vincere. Diamo inizio alla missione, allora. Va bene. Ah, ok, so anche dove trovarle. Perfetto, cioè, c'è la minimappa che me lo dice. Va bene, allora per questo video è tutto. Un attimino che l'inventario, do un'occhiata. Abbiamo due di queste super stelle. Usiamole. E siamo quasi al 44, raga. Ma prima penso che per conto mio mi farò delle missioncine secondarie per arrivare almeno a 45. Bene, e come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Stavolta è stato davvero un bel video di Snack World. Mi è davvero piaciuto giocarlo per benino. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate il link per Discord e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!